L'annuncio di Stadia ha avuto, e c'era da aspettarselo, delle ripercussioni sulle azioni di Sony e Nintendo, che hanno subito un calo di oltre il 4%. Niente di gravissimo, sia chiaro, ma questo sottolinea ancora una volta quanto Sony, Nintendo e anche Microsoft debbano mantenere alta l'attenzione nei confronti di questo nuovo concorrente. Ho parlato di Google Stadia in un video dedicato, ma ancora non si sa nulla sui prezzi del servizio. Nel video ipotizzavamo l'abbonamento, ma anche l'acquisto singolo oppure una sorta di noleggio per un tempo limitato, per esempio un'ora. Ebbene, della nostra stessa idea è Yves Guillemot di Ubisoft, uno dei partner più importanti di Google Stadia, che infatti ha affermato che potrebbero esserci più opzioni per accedere a un gioco, anche quella del tempo limitato. Ben vengano più opzioni di accesso ai giochi, purché rimanga possibile l'acquisto singolo a tempo indeterminato. Ma in settimana, in effetti, l'opinione su Google Stadia si è divisa tra chi pensa che sia una rivoluzione e chi pensa che effettivamente non sia il caso di esaltarsi troppo. La verità è che l'esaltazione per una novità così grossa ci può stare tutta, perché di fatto Google Stadia non ha inventato nulla, ma ha fatto evolvere qualcosa di già esistente. In una maniera che nessuno di noi si sarebbe aspettato, non adesso, non nel 2019. Ebbene, anche gli analisti, seppur esaltati da questa grande novità, si sono detti un po' contrastati per quanto riguarda i sentimenti nei confronti della nuova piattaforma di Google. Perché sembra che non solo in Italia ma anche in America la velocità di connessione media è di circa 18 megabit al secondo, contro i circa 25 richiesti per giocare in modo quantomeno sufficiente secondo Google. Ricordiamo a tal proposito, per chi non l'avesse capito, che Google Stadia è una piattaforma di streaming grazie alla quale si può giocare senza avere nessuna console. Direttamente da YouTube vediamo un gioco che ci interessa, premiamo play e giochiamo. Come dire, è chiaro che i dubbi ci siano, ma al netto di questi dubbi è anche vero che si può ben sperare per questo servizio. Potete trovare il nostro video a tal proposito qui nel link che sta per passare in alto sulla i, dateci un'occhiata perché è parecchio approfondito e secondo noi piuttosto completo. Ebbene, in settimana si è espressa anche Microsoft su Google Stadia ed è qualcosa che effettivamente volevamo sentire, ma si sa, quel buon Phil Spencer non ce la fa ad essere cattivo e spietato e dire effettivamente quello che pensa, ovvero: vaffanculo Google, noi ci avevamo pensato 2 anni fa con Project X Cloud e tu adesso te ne esci, come se fosse una novità, con Google Stadia. Vaffanculo. No, Phil Spencer ha dichiarato che in effetti Microsoft si sarebbe aspettate le caratteristiche hardware di Google Stadia, ma che non si sarebbero aspettati l'integrazione con YouTube, il Google Assistant e il controller Wi-Fi. Ah Phil, non ti aspettavi quella merda di controller Wi-Fi? Davvero. Sony ha annunciato una serie di eventi live sulla falsariga dei Nintendo Direct per aggiornarci sugli annunci PlayStation. La serie si chiama State of Play e il primo episodio avrà luogo già il 25 marzo alle ore 22 sui principali social PlayStation. Avremmo voluto seguirlo in live insieme a voi, ma saremmo già partiti per il Giappone. State tranquilli comunque, perché se ci saranno delle bombe vi terremo comunque aggiornati, perché Player Inside non si ferma mai, nemmeno in viaggio. Un report di DigiTimes ha diffuso l'idea che Nintendo possa essere al lavoro sulla produzione di uno smartphone. Ovviamente si tratta di mera speculazione e sinceramente non sappiamo se davvero Nintendo voglia fare una mossa del genere. In effetti ciò significherebbe gettarsi in un mercato già saturo, in cui neanche Sony con Xperia ha avuto la meglio. Durante il Direct di questa settimana dedicato agli indie games che usciranno su Nintendo Switch è stato annunciato a sorpresa Cuphead, in uscita il 18 aprile. A parte la bellezza di poter giocare questo fantastico gioco dappertutto, ciò che ci incuriosisce è il fatto che Cuphead sia il primo gioco Xbox Live su Switch. Ebbene sì, la partnership Nintendo-Microsoft è reale e Cuphead ne fa parte. Ma dobbiamo aspettare ancora un po', perché le funzionalità Xbox Live, incluso il supporto agli obiettivi, sarà attivo solo dopo qualche mese a seguito di un aggiornamento. Epic Games Store sta facendo molto parlare di sé, soprattutto in settimana appena trascorsa. Dico tante volte in settimana appena trascorsa, vabbè. Perché Tim Sweeney di Epic Games Store ha dichiarato che sullo store di Epic Games, appunto, non ci saranno mai giochi spazzatura, a differenza di Steam. Adesso però dobbiamo cercare di esaminare due lati della medaglia. Da un lato, in effetti, possiamo vedere quegli sviluppatori in erba che, pur facendo merda, poi migliorano grazie alle pubblicazioni che passano su Steam e che in un modo o nell'altro diventano magari so bad it's so good. Dall'altro abbiamo in effetti un'encomiabile volontà da parte di Epic Games di non fornire al proprio pubblico dei contenuti sostanzialmente non ben controllati e dalla qualità sotto le scarpe. Da che parte
state voi? Preferite che ogni tanto ci sia qualche gioco di merda che potrebbe far divertire proprio perché è un gioco di merda? Oppure preferireste che ci fosse soltanto roba di qualità? E nel frattempo, neanche a farlo apposta, Valve ha presentato quella che sarà la nuova interfaccia di Steam, che in effetti aveva bisogno di una svecchiata. Ci saranno ulteriori filtri nella libreria di giochi da noi posseduti, come i giochi aggiornati, i giochi già giocati, per quanto tempo giocati, anche se questo era disponibile anche prima, seppur in maniera un po' più criptica, e via dicendo, un po' come già avviene su Origin. A quanto pare ZeniMax, a cui appartiene Bethesda, sarebbe nel mezzo di una mediazione legale con BookBreeze.com per l'uso del marchio Redfall. Il marchio è stato infatti utilizzato da BookBreeze per una serie di romanzi di Jay Falconer, ma è anche stato registrato da Bethesda l'anno scorso. E per cosa è stato registrato da Bethesda? Magari sarà il sottotitolo del nuovo di Elder Scrolls? E durante la settimana appena trascorsa c'è stata una notizia che mi ha fatto fremere non poco. Sembra che, tenetevi forte appassionati e nostalgici delle avventure grafiche nonché di Star Wars, Lucasfilm Games potrebbe ritornare in auge. Dopo che era stata chiusa la divisione videogiochi di Lucasfilm, che si chiamava LucasArts, nel 2013, e dopo che io ci avevo dedicato questo video. È morto LucasArts. Ma era così giovane, così... Che devo dire, per quanto interessante e culturale per certi versi, era un po' cringe per quanto riguarda l'intro. Sì. Comunque sembra siano stati reperiti diversi annunci di lavoro relativi proprio alla divisione videogiochi di Lucasfilm. Staremo a vedere, anche se comunque la probabilità che Lucasfilm Games riapra per poter dar vita a nuove avventure grafiche o sequel di avventure grafiche storiche è davvero assai remota. Molto più probabilmente si tratta di un modo per Disney per controllare più direttamente eventuali videogiochi sul tema di Star Wars. Da circa un anno teniamo d'occhio Control, il nuovo gioco multipiattaforma di Remedy, e abbiamo anche partecipato a una sessione di gioco a porte chiuse alla Gamescom del 2018. Finalmente veniamo a conoscenza della data di uscita, ovvero il 27 agosto. Pur con il caldo e l'improbabile abbronzatura, state certi che ve ne parleremo su entrambi i canali. In un video su Player Inside 2 dedicato alle probabili caratteristiche di PS5 abbiamo menzionato una versione del PSVR senza cavi. In effetti sarebbe proprio apparso in questi giorni un brevetto di Sony di un nuovo visore PSVR 2 completamente wireless. Per adesso abbiamo solo un brevetto e nessuna conferma ufficiale, ma a noi sembra la naturale evoluzione di un visore che sente la necessità di liberarsi della limitazione del cavo. Annunciato questa settimana un nuovo capitolo di Yakuza per PS4. Il titolo non definitivo è Shin Yakuza e non avrebbe come protagonista Kazuma Kiryu, ma un nuovo personaggio, Ichiban Kasuga. Attualmente Siga sarebbe alla ricerca dell'attrice per il volto e la voce della coprotagonista. Tranquilli, non diciamo più che amiamo tanto questa serie, l'avete capito. Non ho capito! L'avete capito. Temevamo che dopo l'arresto di Pier Taki, uno degli attori che ha prestato volto e voce a uno dei protagonisti di Judgment, Sega avrebbe posticipato l'uscita del gioco in Occidente. Per fortuna non è così, Judgment uscirà comunque il 25 giugno, Sega riuscirà a tempo record ad ingaggiare un nuovo attore a sostituzione delle parti di Taki. Vogliamo ritagliare un piccolo spazio all'interno di queste news per fare le nostre più sentite congratulazioni al team Stormind Games, un team di sviluppo non solo italiano ma pure catanese, per cui nostro concittadino che ha realizzato il gioco Remothered Tormented Fathers, che adesso uscirà nel corso del 2019 anche per Nintendo Switch. Si tratta di un titolo horror che abbiamo giocato sul secondo canale l'anno scorso e che è diretto da Chris Darryl. Complimenti a voi ragazzi, è stato un piacere conoscervi ed è motivo di orgoglio per noi citarvi nelle news. Anche per questa settimana vi auguriamo una buona domenica e vi ringraziamo per averci accordato la vostra gentile e preziosa preferenza. Ogni domenica mattina ragazzi... le news fanno risultato, grazie a voi che ci seguite sempre e che le seguite da sempre. Volenti o nolenti? No, volenti o nolenti non c'entra. Grazie e ci vediamo alla prossima. A parte la bellezza di poter giocare questo gioco fantastico dappertutto, ciò che ci incuriosisce è che Cuphead è il primo passo della nuova collaborazione tra Sony e tua sorella.